Nessuna sorpresa da Francoforte, dove la Banca Centrale Europea ha deciso di mantenere invariato il costo del denaro allo 0,5% dopo il taglio di 25 punti base di inizio maggio. Fermo anche il tasso sui depositi, attualmente pari allo zero. Nel corso della conferenza stampa odierna, il presidente della BCE, Mario Draghi, ha dichiarato che l'attività economica dovrebbe recuperare nella restante parte dell'anno, seppur a un ritmo moderato in maniera graduale, sostenuta dall'esportazione e da una politica monetaria accomodante. Secondo le previsioni fornite oggi dall'Eurotower, il prodotto interno lordo della zona euro dovrebbe contrarsi quest'anno dello 0,6% contro il meno 0,5% indicato tre mesi fa. Riviste leggermente a rialzo le nuove stime per il 2014 che danno l'economia in crescita dell'1,1%. Rimane sempre in primo piano l'annoso problema della disoccupazione, con il tasso che ha raggiunto livelli inaccettabili secondo Draghi, in particolare tra i giovani, sui quali è stata scaricata tutta la flessibilità.